da oggi non dovete pagare più nessuno. E chi ci protegge? Io. Il professore di Vesuviano. E come fai? Io battezzo questo locale come lo battezzarono i nostri tre vecchi. Se loro lo battezzarono con ferri e catene, io lo battezzo con ferri e catene. Alzo gli occhi al cielo e vedo una stella volare. È battezzato il locale con parole d'omertà. È formata società. Rimmo, voglio. Di che cosa vai in cerca? Della mia bonifica. Di giovane onorato. Quanto pesa un picciotto? Quanto una piuma sparsa al vento. E che rappresenta un picciotto? Una sentinella di omertà. Che gira e rigira. Quello che vede, sente e guadagna. Lo porta in società. Se tu tradisci, questo pane diventerà piombo e questo vino diventerà veleno. Se prima ti conoscevo come giovane d'onore, da questo momento in poi ti conosco come picciotto appartenente a questo corpo di società. Voglio dimostrarvi la mia stima. I miei uomini stanno seguendo Omalacarne giorno e notte. Sappiamo dov'è e come prenderlo. È tutto organizzato nei minimi particolari. Ma voi che cosa volete fare? Volete fare le cose a metà? Il re o il viceré? L'uomo che deve uccidere Omalacarne ha da essere uomo mio. Mi piacete. Era quello che volevo sentirvi dire. Buona Rosa, buongiorno. Buongiorno. Signore, non volete niente più? No, grazie. I frigoriferi, i televisori, mettitelo là. Pure l'hi-fi, capito? No. Donna Rosa. Buongiorno, Alfredo. Avete bisogno di qualche cosa? No. Donna Rosa, se permettete, questa volta sono io che devo dare qualche cosa a voi. Accomodatevi, venite a Caoni. Poi a te, giuro che è la porta. E sbrigate per scaricarsi i pacchi, eh? Da questa parte, Donna Rosa. Prego. Graziante di Secondigliano. Donna Rosaria. E lo Iacono di Pagani. Piacere. Questo sono per questo mese. E tanti saluti a vostro fratello da parte mia e da tutti gli amici di Pagano. Seguio. Gli amici si aspettano grandi cose dal professore. Grazie. Osseguio, Donna Rosà. Donna Rosà, eppure tutto questo è di vostro fratello. Ho anche io qualcosa da darvi. Da parte di mio fratello.
C'è risposta? Ci sarà. Che significa l'anello e davanti i serpenti alle spalle? Niente, donna Rosa, non significa niente. Petitas, abbiamo passato una bella serata, eh? Thanks. Io spero che gli affari vadano bene, come quelli dell'acqua minerale. Ok. E poi basta con l'acqua minerale e le sigarette, eh? I tempi cambiano. Sì, ma il problema è la raffinazione. Ho capito, noi dobbiamo stringere. Ciao, ti aspetto a New York. Quando vai a New York parlano con Tony, con Giorgio. Chi è Gilato? Frank Titas, americano. Ciao, Titas. Alfred, preparati. Vaglio, buon appetito. Buonanotte, tornando. Yipi, yang ke Davis? Sette, tre dice, ma sparato un altro sette. L'anello davanti ai serpenti alle spalle. Davide va po' da. E va pure a lavare. Il professore di Vesuviano.